10.35, rientriamo in diretta, Luca. Buongiorno. Eccoci qua, siamo collegati con il vice sindaco di Roma, Luigi Nieri, che è con noi, raccogliamo. Buongiorno vice sindaco. Buongiorno a voi. Luca. Buongiorno Luca. Buongiorno, io volevo chiedere al vice sindaco se in questi giorni sta toccando ferro, se fa rituali scaramantici, perché sembra una situazione molto difficile quella che si è creata col bilancio, con la questione del teatro dell'opera, con la questione della nuvola incompiuta, cioè sembra insomma che abbiate ricevuto una città in cui non c'è un soldo in cassa. E questo più che sembra è la verità, nel senso che lo squilibrio purtroppo che abbiamo trovato è di oltre 870 milioni, per cui siamo dovuti partire da questo enorme problema che ovviamente riguarda direttamente la Giunta, riguarda il Consiglio, ma insomma riguarda anche l'intero Paese, perché comunque è difficile pensare a un altro Paese europeo dove la capitale può andare in default e non c'è un interessamento diretto del governo, dello Stato di quel paese. Noi stiamo più o meno a questa situazione, per cui diciamo una situazione difficile, ma che abbiamo affrontato appunto, intanto questo lo voglio sottolineare, non partendo dal solito dibattito, il buco ereditato, ma cercando di capire che tutto questo fa parte anche di tagli che sono stati effettuati in generale sui comuni, anche sul Comune di Roma, l'ultimo di 500 milioni. L'errore della precedente giunta è stato quello di andare avanti per dodicesimi non approvando il bilancio e continuando a spendere non considerando questi tagli e non considerando che il governo regionale dell'allora presidente Polverini non ha trasferito 300 milioni almeno, insomma, ecco, per cui ha preparato un bilancio dove il trasporto al trasporto pubblico locale ha dato zero. Com'è possibile? Zero. Zero. In realtà io lo capisco, perché tutto questo sembra molto molto anche difficile da comprendere. Un bilancio, l'ultimo bilancio dell'era Polverini al trasporto pubblico a Roma è arrivato zero, proprio uno zero, tondo tondo. È chiaro che è difficile insomma mandare avanti il trasporto pubblico locale. Io quando qualche ascoltatore ricorderà, ho fatto l'assessore al bilancio della Regione Lazio, l'ultimo trasferimento a Roma era di 305 milioni, per cui e il trasporto pubblico locale a Roma con tanti problemi comunque costa oltre 500 milioni, per cui stiamo parlando appunto di numeri molto consistenti. L'errore della precedente giunta è stato proprio questo, non considerare che i tagli di 500 milioni, l'assenza del trasferimento regionale del trasporto pubblico locale, non poteva, come dire, non considerarsi continuando a spendere perché al limite c'era la campagna elettorale, e questo è quello che abbiamo ereditato, per cui uno squilibrio pesante e per cui da lì siamo ripartiti. E in realtà non è che è avvenuto un trasferimento to gur da parte del governo nazionale. Abbiamo cercato di affrontare la situazione tenendo conto dei fondi che erano interni al commissariamento e cercando anche di fare non tagli lineari, però insomma far riequilibrare questo bilancio e già pensando al bilancio 2014. Ma se non arrivano fondi dal governo centrale, Roma veramente rischia il default? Beh, diciamo che sul 2014, adesso noi dobbiamo, riusciremo a chiudere appunto se finiscono queste, diciamo anche gazzarre, perché insomma ecco, diciamo ieri sera non è stata proprio una pagina nobile per l'aula Giulio Cesare, ma diciamo io credo che alla fine prevarrà insomma un po' di buonsenso, per cui il 2013, il bilancio 2013 noi lo chiuderemo. Dopodiché certo c'è un problema sul bilancio 2014 che noi vorremmo votare nel più breve tempo possibile e puntiamo addirittura a approvarlo entro dicembre, ma perché bisogna rilanciare questa economia di questa città che sta in una sofferenza troppo, troppo grossa. E però è chiaro che chiederemo anche al governo nazionale, allo Stato italiano, di considerare che Roma è la capitale del paese, insomma ecco, questo qui è un punto che purtroppo
Io insomma lo voglio ricordare, Roma non è più il comune di Roma, è Roma Capitale, no? Però oltre alle scritte, a cambiare le scritte sulla carta intestata e sulle macchine vigili. E non è arrivato nient'altro, anzi sono arrivati 500 milioni di taglio. Questo è il punto, questa è una città che ogni giorno ospita manifestazioni, è la città dove c'è un nuovo Stato, lo Stato Vaticano, è la capitale, per cui insomma dobbiamo considerare che se noi vogliamo rilanciare Roma per rilanciare il paese, lo Stato deve investirci in questa città, questo è il punto. Ma l'altra domanda importante è come si è chiusa tutta la vicenda dei cantieri della linea B, anche lì ci fu un braccio di ferro, addirittura la linea B o linea C? Linea B o linea C? Sì, della linea C. Sì, e lì si è chiuso appunto, che in realtà, insomma qui purtroppo anche qui, noi anche su questa vicenda, insomma il sindaco secondo me ha giocato da subito a carte scoperte, qui c'erano fermi i cantieri, all'epoca si scelse, e qui parlo dell'epoca addirittura pre-giunta Alemanno, si scelse la formula del general contractor proprio perché era una forma che avrebbe garantito che praticamente non c'erano poi aumenti di prezzo con le solite revisioni prezzo. Questo deve servire proprio a, era questo, insomma, è una forma di contratto che, come dire, una volta che si fanno bene i conti, una volta che chi chiede l'opera si fa i calcoli bene di quante stazioni vuole eccetera, e l'azienda e le aziende, i consorzi valutano tutto, insomma non era una grande sorpresa il fatto che sotto Roma probabilmente si trovava una area archeologica di primissima importanza, per cui tutto andava considerato, e neanche sono partiti i lavori e sono partite le revisioni prezzi. Questo è, insomma. Allora, il punto è come fa, il sindaco fa sempre un esempio molto pratico, quello di dire quando chiami l'idraulica a casa, tu vorresti, prima ti fai dire quanto serve per quel lavoro e poi non è che rimani che dai rubinetti non esce l'acqua. E noi ci siamo trovati così, che addirittura quando il sindaco è andato con l'assessore in proda a fare la verifica dei cantieri non c'era neanche più la talpa. E solo richieste di fondi. Poi devo dire, adesso siccome ho partecipato io all'ultimo incontro con le organizzazioni sindacali per il pagamento degli stipendi, io e l'assessore in proda, l'accordo era proprio stato chiarissimo, le aziende del consorzio dissero chiaramente che loro pagavano gli stipendi, e poi ritorniamo, allora qui ogni volta è alzare un po' l'asticella e utilizzare in modo anche molto brutto questa vicenda anche di persone che hanno lavorato e non percepiscano lo stipendio da mesi, insomma. Fa ricordare insomma qualche altra esperienza sempre in questa città di molti anni fa, insomma, dove poi le cosiddette maestranze venivano proprio utilizzate lasciandole senza stipendio per fare le pressioni. Siamo nuovamente alla solita storia. Ecco, noi su questo vorremmo dire, insomma, che vorremmo aprire una pagina nuova, vorremmo far arrivare la metropolitana e la vorremmo far costare così, come anche accettando quelle revisioni prezzi che sono state fatte, però avendo la garanzia di quando questa metropolitana servirà i cittadini e le cittadine di Roma. Com'è e invece la nuvola su cui oggi scrive il Corriere della Sera, dedica l'editoriale dell'apertura della cronaca romana? Non ho sentito bene. La nuvola famosa di Fuchs. Sì, allora lì proprio questa mattina credo ci sarà un sopralluogo. Anche il problema della nuvola di Fuchs, che è un grandissimo progetto di campo internazionale, che l'abbiamo trovata un po' lì a metà, questo, e dobbiamo cercare di capire. Anche qui c'è un ruolo dell'ente Euro e di conseguenza anche del governo nazionale. Insomma, è chiaro che quella è un'opera che va terminata, vanno trovati questi fondi per
farla, per chiuderla, perché è una grande opera, ma insomma noi abbiamo troppe opere incompiute, eh? Voglio ricordare pure la vicenda della città dello sport, insomma Roma c'ha delle grandi potenzialità, non è un caso che noi abbiamo puntato a rilanciare la città appena arrivati col Parco dei Fori, perché è chiaro che dobbiamo, cioè è incomprensibile che una città straordinaria come Roma abbia 10-20 milioni in meno di turisti di Londra, di Parigi. Noi dobbiamo recuperare, perché non c'è più la possibilità di far crescere Roma come è cresciuta negli anni passati attraverso la finanza, attraverso la pubblica amministrazione o l'edilizia. Quella storia lì è finita e per cui dobbiamo rilanciarla. Dentro questo contesto, rilancio del Parco dei Fori, la nuvola di Fuxas e tutto il resto delle opere. È un servizio di trasporto pubblico adeguato, perché poi è inutile pensare di portare i turisti se poi in realtà non abbiamo un servizio di trasporto pubblico adeguato. È tutto legato, come vedete, è legato il ragionamento del tema della capitale. Quando Roma tirava in quegli anni, tirava l'intero paese, perché è chiaro che la capitale ha un ruolo strategico anche proprio dal punto di vista. Per questo è una follia che qualche forza politica, anche molto legata all'impresa, possa pensare che Roma può andare in default. Cioè è veramente incredibile. Cioè, sono perché pensato, Marchini dice meglio se va in default? Ma cioè, io ieri sera Io ieri sera sono stato molto attento al discorso che ha fatto, al breve discorso che ha fatto, con questa pantomima di questi migliaia e migliaia di ordini del giorno, un po' da veramente da vecchia politica, devo dire, insomma, no? Proprio qualcosa che insomma si è sempre visto, quello se doveva essere il nuovo, sinceramente. Io non sono riuscito a comprenderlo, insomma, perché mi pare che poi oltretutto proprio da una persona che ovviamente ha un'impostazione proprio imprenditoriale, per cui è immediatamente comprensibile che cosa significa mandare in default la capitale del paese. Non è complicato, devo dire che forse qualcuno lo potrebbe anche consigliare, insomma, no? Siccome lui dice sempre non sono un politico, io credo che su una vicenda del genere non bisogna essere politici, anzi bisogna proprio essere persona legata all'imprenditoria, all'economia. Cioè, la capitale non può andare in default, non ce lo può permettere il paese. Oltretutto, quale sarebbe il beneficio? Il discorso del sicuro prefettizio forse sarebbe meglio, secondo lui. Secondo lui l'ha dichiarato, io penso che ha fatto una dichiarazione incredibile, ma devo dire non dal punto di vista politico, secondo me proprio dal punto di vista imprenditoriale. Io non credo che tranne alcune aree imprenditoriali di questa città, ma la imprenditoria vera, quella della piccola e media impresa, quella del commercio che sta soffrendo in modo incredibile, ogni giorno chiudono due attività commerciali a Roma, ecco quella lì, gli artigiani, chi ogni mattina si alza e manda avanti la propria piccola impresa e manda avanti l'economia, sarebbe contento di un commissariamento. Sinceramente, guarda, mi sento veramente, come dire, di essere proprio sicuro su questo. Insomma, le fasi di commissariamento hanno sempre coinciso con fasi di stagnazione, e siccome noi abbiamo un paese in grandi difficoltà e una città in grandi difficoltà, forse la cosa che bisognerebbe fare tutti e rimboccarsi le maniche, poi fare anche le divisioni, fare anche, come dire, fare delle scelte, anche dividersi sulle scelte politiche. Io sono d'accordo su questo, insomma, perché sono uno che crede ancora molto alla politica, però sinceramente se il tema è quello lì dei 100.000 ordini del giorno, del fatto di cercare di capire come si può far commissariare una città dopo qualche mese di nuovo governo, sinceramente è veramente poco comprensibile. Secondo me non lo comprenderà la città e soprattutto i settori imprenditoriali di questa città. Com'è il clima che si respira all'interno dei vertici? Perché ieri insomma abbiamo letto anche di convocazioni di incontri prima del Consiglio Comunale, proprio con tra lei il sindaco, c'era la Morgante in prota, Leonori, qualcuno di persona, qualcuno al telefono, non sappiamo bene chi. Poi dopo insomma la gomitata, il sindaco Marino, che a volte viene appunto indicato come non per il fatto di non aver preso in mano bene, saldamente la situazione, qualche Consiglio Comunale saltato. Insomma, ieri leggiamo dal Corriere invece il messaggio è stato: nel 2014 cambia tutto, è finito il rodaggio. Come sì, il clima? Noi ci abbiamo più chiaro forse di
tutti molti il fatto delle vere difficoltà. Le vere difficoltà sono determinate dal trovarci di essersi trovati a un bilancio dove la maggior parte dei capitoli era zero, cioè tutta questa anche discussione sul fatto che questa giunta ha fatto poche delibere, insomma le delibere si fanno con impegno di spesa, quelle che contano, per il resto abbiamo mandato avanti la città, che vuol dire aprire le scuole, vuol dire mandare avanti gli autobus senza, con quel bilancio a zero, insomma tutto questo, andare a vedere che cosa era veramente successo sulla metro C, insomma voglio dire, io penso che noi abbiamo fatto, ovviamente poi adesso è chiaro che essendo stata una persona che ha vissuto momento per momento questa brevissima stagione, è chiaro che vedo le cose da questo punto di vista, però sinceramente, insomma, anche un po' per esperienza, questa è una giunta che il sindaco il giorno dopo che è arrivato, durante la campagna elettorale, ha avuto dei settori molto molto contrari. È un sindaco che ha avuto il coraggio di dire chiaramente come è arrivato, io sono stato eletto dai cittadini e a quei cittadini voglio rispondere. Mi ero impegnato su una serie di vicende, su queste vicende anche che secondo me fanno pure parte della politica alta, io voglio mantenere fedeltà a quel rapporto, e abbiamo iniziato a costruire un percorso che è stato abbastanza lineare, che è stato uno dei primi atti che abbiamo, perché poi ho sentito, per esempio, mi ha colpito in questi giorni dove si parla molto del taglio delle auto blu, che è molto simbolico, sono quelle cose molto simboliche. Noi nella seconda giunta abbiamo eliminato le auto blu, se ne parla poco adesso, no? Però l'abbiamo fatto con un colpo solo, immediatamente, appena arrivato, seconda giunta eliminate le auto blu, poi l'ho seguita io direttamente, per cui mi ha colpito che in questi giorni anche nei talk show televisivi della giunta della capitale d'Italia, che ha rinunciato a questo privilegio, perché io ritengo che sia un privilegio, non ne parla nessuno. E la seconda o terza giunta abbiamo approvato la governance, che rivoluziona tutto il sistema delle nostre aziende, e sappiamo quanto è necessario, abbiamo visto in questi giorni anche tutte le sofferenze dell'ATAC e anche di altre città. Abbiamo previsto una delibera che praticamente snellisce tutto quello che è appunto le cose che sono molto odiose e che vengano viste male sia da chi lavora in queste aziende e dai cittadini, riduzione dei consigli di amministrazione, insomma, che è quello che secondo me le cose che ci hanno chiesto in campagna elettorale. Allora, queste cose secondo me forse vanno prese meglio dal consiglio, vanno gestite direttamente in prima persona, soprattutto dalla nostra maggioranza, e poi è chiaro che una volta approvato il bilancio arriveranno tutte le delibere di spesa, che sono un fatto normalissimo in una giunta, cioè fare le delibere è una delle cose più normali, perché poi per dircela chiaramente, le delibere la giunta dà un indirizzo come sempre, poi le delibere le fanno gli uffici c'erano prima, ci sono stati 10 anni fa, 5 anni fa, e le fanno normalmente. Per fare le delibere serve un bilancio che non abbia i capitoli a zero, perché sennò non ci si fa, sennò sono finzioni, sono delibere che non servono a niente. Quanti soldi deve mettere lo Stato centrale perché non ci sia il disastro? Ma io penso che qui c'è stato lo Stato non è che ha sempre dimenticato Roma, no? Nel 2008 fece una cosa straordinaria che si fece solo qui, azzerò completamente tutti i debiti pregressi al Comune di Roma. Il 2008 è stata una grande occasione per Roma, purtroppo non è stata utilizzata bene, perché poi successivamente dal 2008 a oggi la spesa corrente del Comune è aumentata di 1 miliardo, questo è il vero problema di Roma. Che quelle storie di Parentopoli, quelle vicende di mala gestione delle nostre aziende ha prodotto questo. Quelle cose non sono indolore. Avere oggi un'azienda come l'ATAC si poteva assumere. Parentopoli, lo scandalo più grande di Parentopoli, oltre alla vicenda di per sé, ma la cosa grave è che non sono stati assunti autisti.
Perché già se si fossero assunti parenti autisti è sempre disdicevole, è sempre... però almeno avremmo un'azienda con autisti, con controllori. Il problema è che non si possano solo assumere impiegati, perché è chiaro che questo mette in ginocchio le aziende. Noi questo abbiamo avuto. Allora lo Stato centrale che cosa deve fare? Si deve mettere seduta con il sindaco di Roma, con gli uffici di Roma Capitale e considerare concretamente quali sono le cose che, su cui bisogna risparmiare, esempio per capire il messaggio immediato delle auto blu, e però poi pure quali sono i fondi che vanno dati ai cittadini, quanto deve costare per esempio il trasporto pubblico di Roma che accoglie milioni di turisti. Come facciamo poi quei milioni di turisti a trasferirli nel resto delle nostre straordinarie città italiane? E questo è il problema della metro C. Il problema della metro C non può essere solo un problema di Roma, non lo era dall'inizio. D'altronde c'erano i fondi della regione, c'erano i fondi del Ministero dei Lavori Pubblici, infrastrutture, per cui è chiaro, è la più grande infrastruttura del paese. E per cui è chiaro, tutto questo va quantificato. Diciamo che poi alla fine è sempre difficile arrivare alla testa delle responsabilità, anche in questo caso. Siamo quasi in chiusura. C'è anche una... tutto il disavanzo è quello e si è prodotto dal 2008 a oggi? Beh, è chiaro, il 2008 è stato azzerato, è stata la grande occasione per Roma. E poi, proprio per non dire le colpe sono solamente della precedente giunta, è chiaro che ci sono stati dei tagli lineari devastanti. Beh, lì poi si può anche parlare di complicità, perché poi c'è chi disse che il partito la sinistra aveva la vittoria in mano e il fatto di candidare Rutelli fu una scelta per non prenderla a Roma. Questo poi, beh, non esageriamo, insomma. Dai. Questa mi sembra un'esagerazione. Però diciamo, la cosa che possiamo dire senza ombra proprio di essere smentiti è che nel 2008 c'è stata una grande occasione. Quell'occasione purtroppo si è persa. Detto questo, i tagli che ci sono stati non hanno riguardato solo Roma. La maggior parte dei comuni italiani non è riuscita a chiudere il bilancio in tempo. Quella è evidente. E da lì, secondo me, questo paese deve ripartire, anche perché questo è il paese dei comuni. La nostra articolazione dello Stato non può pensare che i comuni stanno nella sofferenza come oggi sta Roma o come sta la gran parte dei comuni d'Italia. Un messaggio, vice sindaco, da parte dell'ascoltatore, scegliamo quello di Mattia, che chiede, potete chiedere al vice sindaco che cosa si prevede per il concorsone. Parlo a nome di tutti quelli che hanno studiato, ora non sanno neanche se ne vale la pena. Le prove vanno avanti, ma è tutto in mano alla procura. Che vuol dire che è possibile che venga annullato post prove orali? Ci chiedono, non allora, sa qualcosa che... anche su questa vicenda, insomma, che segnala un po' come si è mossa questa giunta. Noi siamo venuti a conoscenza di questo problema, diciamo, delle famose buste trasparenti. L'unica cosa che ci è sembrata normale fare era appunto farlo sapere, perché non si può tenere segreta una cosa del genere, ma anche da persone responsabili sapere che il concorso non era all'inizio, per cui addirittura c'erano persone che già sono state assunte, persone che avevano concluso l'iter e per cui dovranno essere assunte nei prossimi anni, perché purtroppo si è fatto un concorso che vedrà assumere 1.995 persone nel corso dei prossimi anni, che già questa è un po' un'anomalia. E per cui abbiamo detto chiaramente, abbiamo fatto fare una verifica che è durata dal venerdì al lunedì e poi abbiamo dato mandato agli uffici per trovare una soluzione che tenga conto del fatto che c'è gente che appunto è già stata assunta, di gente che ha studiato, si è impegnata, come hanno dichiarato tutti questi ragazzi, e purtroppo non più giovanissimi, ma non per colpa loro, e questa è la soluzione che da qui a qualche ora noi tireremo fuori e che terrà conto appunto di una situazione ovviamente molto complicata, certo, perché anche questa è un po' anomalo che si spendano intorno a 2 milioni di euro per fare un concorso e non si riesce neanche a garantire l'anonimato dei partecipanti. Ma è arrivato l'esposto denuncia da parte del centrodestra, che la Belviso aveva annunciato, presenteremo un esposto denuncia in procura contro il sindaco, è arrivato. Ma noi non abbiamo la denuncia, mi pare che la Belviso ha annunciato che è stata fatta. Noi non siamo molto preoccupati di questa vicenda, sinceramente, nel senso che noi come i ragazzi siamo un po' vittime
vittime di questa storia, nel senso che non l'abbiamo fatto noi, non l'abbiamo organizzato noi, non abbiamo scelto un'azienda come la Praxi per fare questo concorso. L'unica cosa, abbiamo dovuto constatare che c'era questo leggero difetto, che su un concorso insomma ci sembra una cosa un po' grave. E intanto comunque è bello, lo diciamo proprio senza piangeria, comunque poter parlare, confrontarsi su tutti i temi e avere comunque delle risposte, vice sindaco, questo proprio lo dico. Io la ringrazio. Così. Comunque io i ragazzi del concorsone l'ho ricevuti anche ieri sera, bene, perché è evidente che loro hanno una grande preoccupazione, noi dobbiamo stargli vicino e fargli capire che comunque noi vogliamo assolutamente trovare una soluzione, anche perché quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Meritocratica questa. Abbiamo trasferito gli atti in Procura della Repubblica e sarà la Procura a decidere se ci sono stati appunto ipotesi di reato. Luca, ancora se è un'ultima curiosità, se no siamo alle 11 e dobbiamo salutare il vice sindaco. No, no, sono senza voce, ringrazio Nieri e spero che questo patatracco non accada. Grazie. Allora, grazie vice sindaco di Roma Luigi Nieri, che ringraziamo per essere stato con noi questa bella mezz'ora. Luca, allora recupera un pochino, prendi un po' di propoli.